Stefano De Martino e Gilda si sono lasciati, Verissimo conferma. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non stanno più insieme, la conferma di Verissimo. È già finita la relazione tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. A pochi mesi dal primo incontro i due si sono detti addio. A farlo sapere prima il settimanale Sky, poi Verissimo che conferma dunque i gossip degli ultimi giorni. Il motivo della rottura? Per ora è ignoto, i diretti interessati non hanno rilasciato annunci ufficiali. Così come, del resto, non sono mai state fatte comunicazioni riguardo la nascita di questo legame. Per tutta l'estate il ballerino di Amici e la stilista si sono amati in gran segreto. Certo, i paparazzi non sono mancati e li hanno ripresi in più di un'occasione, ma i due giovani hanno deciso di viversi nella massima intimità. Nelle scorse settimane Stefano è pure tornato a vivere per amore di Gilda e per il figlio Santiago a Milano, ma il rapporto con l'Ambrosio si è spezzato all'improvviso e l'artista di Torre Annunziata è tornato single. Belen e Stefano ancora vicini, lei di nuovo in crisi con Iannone. Mentre Stefano De Martino ha lasciato Gilda Ambrosio, Belen Rodriguez è di nuovo in crisi con Andrea Iannone. È da tempo che i due non si mostrano insieme e secondo i ben informati ci sarebbero parecchi problemi all'interno della coppia. Pronta dunque a scoppiare dopo un anno. Secondo i maligni sarebbe tutta colpa dell'ex fidanzato di Emma Marrone, che la showgirl argentina non riesce proprio a dimenticare. Belen e Stefano torneranno dunque presto insieme? Chissà, e per ora la sorella di Cecilia e Jeremias ha deciso di bloccare qualsiasi progetto di convivenza con il pilota di MotoGP. Non solo, sui social ha smesso di pubblicare foto e dediche romantiche per il suo fidanzato. Senza dimenticare che Iannone non era presente alla festa di compleanno di Gustavo, il padre di Belen. Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme per Santiago. Stefano e Belen restano uniti per il figlio Santiago che oggi ha 4 anni e, nonostante la separazione dei genitori, sta crescendo sereno e spensierato. De Martino e la Rodriguez stanno facendo il possibile per essere due genitori presenti, premurosi e attenti e ci stanno riuscendo benissimo.